Ciao ragazzi, oggi si parla del pane toscano DOP. Per parlare del nostro pane dobbiamo partire parlando del salario. Già nella parola è presente l'attore non protagonista di oggi, il sale. E perché indichi il pane? Perché nel pane non c'è il sale. Antica Roma, i militari venivano pagati con una razione di sale. Questo è per farvi capire l'importanza a quel tempo. Era raro e prezioso. Oggi si mette il sale nel carrello, visto? Tac! Ma lo sai che lotte c'è stato per il sale? Siamo nei primi secoli del 1000. Pisa era una repubblica mariana importante, aveva il dominio dei mari. E quindi iniziò a un certo punto a contrapporsi a Firenze e non a far arrivare più il sale. Firenze, con il nostro spirito toscano, campanilista, orgoglioso, chiamatelo come vi pare, ma fa parte di tutti noi, non si arrese e quindi nacque il pane senza sale. E questa è una delle versioni. L'altra versione, il sale nel Medioevo già costava tanto. Firenze mise la tassa, quindi sale caro, la tassa, il popolo era strozzato, rinunciò al sale. Il pane fa parte di noi, del nostro quotidiano, non se ne può fare a meno. Io mi ricordo che a casa della mia nonna c'era la madia, e che l'era? Era una cassetta, una cassa panca, dove si faceva il pane. Si conservava, si lavorava e poi si metteva in dei cenci. Ora si entra nelle cucine e c'è solo un meronde. Non è finito il profumo di pane quando si entrava in casa. Ora c'è l'incenso, lo spray. Vogliamo parlare del pane raffermo? Dell'importanza che c'è nella nostra cucina. Non è quelle gallettine di riso che quando le saprano le pigliano aria e le sanno di polistirolo. Qui siamo a parlare di piatti apprezzati in tutto il mondo, La ribollita, la pappa a pomodoro, la panzanella, i rostini a fegatini, il pane strusciato di pomodoro, pane, olio, aceto nella fettina di pane, il cacciucco, pane, zucchero e vino. Lo senti? La rostra è friabile, color nocciolina. Poi le sciocco con la mollica un po' acidulina e questo si sposa perfettamente con tutti i nostri piatti. Disse bene Messer Cacciaguida nel Paradiso di Dante. Troverai sì come sa di sale lo pan altrui. Garba solo a noi toscani? Ce ne importa niente. Di fatto è che quando si vuole sentire il vero sapore dell'olio, il vero sapore dei nostri salumi, questo pane ci sta perfetto. Vogliamo parlare della scarpetta? O come si fa, mi domando io, a non far l'intingolo, andare a prendere il sughettino, la cosina a fino? Non si può mica fare col riso, Prova a farla il riso. Te la fa il riso? Con le bacchette? Con le bacchette. Prova. Un chicchino di riso e ci fa la scarpettina piccina. Ti ha levato tutta la poesia.